Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Ciao a tutti e bentornati a Prove Generali Podcast. In questo episodio sono contentissima di intervistare una regista teatrale. Sono molto felice di farvi conoscere questa figura professionale perché è un ruolo che io in primis ho conosciuto un po' dopo essere entrata nel mondo teatrale. Quindi oggi con noi c'è Margherita Scalise che ci parlerà del mondo della regia. Sigla! Noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni e nello spazio e nel tempo d'un sogno è raccolta la nostra breve vita, diceva Shakespeare. E allora occorre muoversi e imparare a conoscere fin da subito quel pazzo, colorato, poliedrico e meraviglioso mondo che è il teatro. Ciao, sono Sara. Benvenuti a Prove Generali Podcast, il podcast per scoprire con brevi pillole audio l'importanza del teatro per migliorare la tua vita. Ciao Margherita, grazie per essere qui, per prestare la tua voce e la tua esperienza a Prove Generali Podcast. Io vorrei chiederti fin da subito che cosa ti ha spinto a intraprendere gli studi di regia teatrale e come spiegheresti la tua figura quindi a chi non conosce il teatro. Ciao Sara e ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Grazie mille Sara per avermi contattata e è bello ritrovarti. Dopo tutti questi anni, infatti eravamo compagni all'università, per chi non lo sapesse. Io ho iniziato a immaginare di voler diventare regista teatrale molto precocemente, ovvero in quarta elementare, perché io leggevo tantissimo, soprattutto leggevo libri fantasy e pensavo, caspita, come sarebbe bello se la gente potesse vedere queste cose che stanno nella mia testa. E non chiedetemi perché, ho pensato subito di fare regia. Ora, chiaramente all'inizio era più coniugata verso il cinema o i cartoni, addirittura non saprei, ma poi è successo che mentre ero alle superiori ho fatto l'alternanza scuola-lavoro al piccolo teatro. Era un progetto pilota, allora ancora non esisteva l'alternanza scuola-lavoro come adesso c'è in tutte le scuole, e io che facevo teatro scuola fui mandata al piccolo teatro per 2 anni di fila. Lì proprio amore totale, facevo già la regista con compagnia dell'oratorio e così via, però lì è stato proprio ok, voglio abitare questo mondo qui. Allora, la figura del regista teatrale spesso porta con sé un grande misunderstanding, un grande fraintendimento per chi non conosce il mondo del teatro. Spesso si pensa che il regista sia quello del cinema, no? Che sceglie l'inquadratura, che sceglie come l'attore deve dire la battuta. No. Ecco, no, il primissimo misunderstanding è sul salario. No, noi registi teatrali siamo tendenzialmente molto poveri. Rispetto ai colleghi del cinema. Allora, il regista teatrale, soprattutto per come si sta sviluppando negli ultimi anni, è una figura molto orizzontale che porta avanti delle decisioni in collaborazione con le altre figure artistiche che collaborano allo spettacolo. Questo significa che molto spesso c'è un lavoro di co-creazione con gli attori o danzatori che siano, diciamo, performer, per includerli un po' tutti, gli altri collaboratori artistici come possono essere costumisti, sound designer e così via.
il regista teatrale non è nemmeno quello che scrive il testo, quello di solito è il drammaturgo. Certe volte le due figure coincidono, certe volte no. È una figura molto liquida quella del regista teatrale, che ognuno coniuga un po' secondo la propria inclinazione artistica, secondo la propria formazione, secondo l'opera che vuole andare a produrre. Le modalità di lavoro possono essere anche differenti di volta in volta. Il regista teatrale è un po' quello che coordina il tutto e che dà una direzione al lavoro. Questa direzione tendenzialmente risuona con la sua visione artistica. A proposito di drammaturgo che hai nominato precedentemente, io so che il drammaturgo è colui che scrive il testo e quindi lo scrive magari anche collaborando durante le prove con gli altri performer. So anche che drammaturgo non corrisponde però a dramaturg, che invece è un altro tipo di professionalità. Potresti brevemente spiegarci di che cosa si tratta e perché talvolta il dramaturg può essere una figura che si affianca al regista? La figura del dramaturg è una figura ormai molto affermata al nord, che spesso si interseca con la figura del regista come la conosciamo, ed è colui o colei che, assistendo a tutte le prove, fa un po' da sparring partner con il principale artista e la aiuta a costruire il ritmo dello spettacolo, dà delle suggestioni di tipo letterario, di tipo antropologiche, scientifiche, di qualsiasi genere, ecco. Il dramaturg è una figura che unisce molte parti della conoscenza e molte parti dell'umano e tra gli umani. Senti, se ti chiedessi che genere di teatro prediligi, tradizionale, di sperimentazione, tu che cosa risponderesti? Questa è una domanda molto difficile. Io non amo particolarmente etichettare i generi teatrali. Sicuramente posso dire qual è quello che vado a vedere più spesso, o almeno che andavo a vedere più spesso. Ok, tornerò a vedere, che è un tipo di teatro che utilizza più linguaggi per raccontare una storia. Ecco, questo è un po' quello che mi piace vedere, fare, sperimentare. Con linguaggi intendiamo vari linguaggi della scena, come appunto la prosa, ma anche la danza, il video, un po' tutto ciò che si vede, che si sente in uno spettacolo è un linguaggio. Le luci, i costumi stessi sono un linguaggio in qualche maniera, possono cambiare completamente la percezione di ciò che stai vedendo. Perfetto. Senti Margherita, allora questo periodo 2020-2021 ha ampliato senz'altro in qualche modo la tua idea di regia e di spazio teatrale. Quindi vorrei chiederti in che modo lo ha fatto e se lo ha fatto effettivamente in maniera ingente, importante, magari anche rivoluzionando inaspettatamente quello che hai sempre considerato lo spazio teatrale. Dunque, questo ultimo anno per me è stato molto particolare, perché con la compagnia con cui lavoro, io lavoro come assistente alla regia a Bruxelles con la compagnia Ultima Vez, abbiamo in realtà fatto uno spettacolo, quindi per me è stato un anno di normalità da questo punto di vista. Abbiamo proprio fatto una produzione, una nuova creazione di più di 4 mesi di prove, ecco, non continue però. E quello che è mancato a questa creazione è stato il confronto col pubblico. Non abbiamo ancora avuto una premiere, abbiamo avuto un live streaming, ma lì è finito. Quindi forse quello che più è saltato all'occhio dal nostro punto di vista di persone dietro le quinte è stato come cambia un lavoro di fronte a un pubblico o senza un pubblico, quanto la presenza del pubblico alimenti lo spettacolo, alimenti la vita dello spettacolo e quanto sia assolutamente fondamentale per definire il teatro tale. Forse ho detto alcune cose un po' scontate, però questo è stato molto forte. Poi certo ho guardato, come un po' tutti noi addetti ai lavori, anche semplicemente per cultura personale, ho guardato molti spettacoli in streaming, soprattutto all'inizio, perché i teatri mettevano a disposizione
i loro archivi, i video spettacoli, e soprattutto all'inizio, caspita, era proprio un'occasione. Sono spettacoli che sono irreperibili, alcuni, la maggior parte sono ormai stati archiviati, non vengono più rappresentati, oppure meglio ancora, sono spettacoli che per essere visti avrebbero bisogno di viaggi, tanti viaggi, e non sempre ce li si può permettere. Per quanto io ami moltissimo viaggiare, cambiare città, cambiare addirittura stato per andare a vedere degli spettacoli che mi interessano, trovo che sia un po' una delle linfe vitali, alimentazione, ecco, quella era la parola. Oltre a questo, non si può assolutamente ignorare il fatto che questo anno sia stato anche un anno di grande ripensamento del mezzo teatrale, cioè cosa significa portare uno spettacolo, una performance online interattiva. Si è aperto molto di più di questo dibattito di quanto non lo fosse precedentemente, e devo dire ha portato anche dei risultati interessanti, quantomeno dei primi tentativi, ecco, verso quella che secondo me potrebbe essere una delle arti del futuro, per una serie di motivi, innanzitutto appunto l'accessibilità ovunque tu sia, ma anche proprio perché ti permette di vivere, è semplicemente un altro mezzo, è un altro mezzo, e quindi con sé porta altre possibilità, tutto qui. È molto semplicemente stesso tempo, spazio diverso, mentre il teatro è stesso tempo, stesso spazio. Ora, questo può piacere, può non piacere, io personalmente continuerò a fruire assolutamente del teatro in presenza, ma anche del teatro in digitale, ecco, mettiamola così. Certo che fare uno streaming dello spettacolo, a meno che non sia fatto con una qualità cinematografica notevole, penso non abbia senso. Ecco, quello penso che non abbia proprio senso. Ciò di cui sto parlando è invece uno spazio dello spettacolo che diventa interattivo col pubblico, che è un po' come quando vai a teatro e dici ma io perché sono qua, ma non me ne frega niente di questo spettacolo. Ecco, guardare uno spettacolo in streaming con camera fissa mi dà quella stessa sensazione, ma mi dà persino la sensazione che lo spettacolo stesso mi stia dicendo: puoi anche fare a meno di me. Quello che cambia notevolmente tra spettacolo in streaming e spettacolo in presenza è che lo spettacolo in streaming tu lo puoi stoppare come una qualsiasi serie TV, e questo non ti può permettere un ingresso totale nello spettacolo, perché ne stai modificando anche il tempo. Questo può essere interessante, può essere spazio di scoperta, di esplorazione, ma deve essere consapevole da parte dell'artista che lo crea. Parlo per me. Il mio podcast è nato come esigenza personale in un periodo difficile, quindi nel periodo del Covid. Il teatro mi mancava talmente tanto che ho deciso di iniziare a parlarne. Quindi ho notato che anche tu sei molto attiva su questo fronte, in particolare su Instagram sono venuta a conoscenza di RAC. Ci racconti questa realtà, perché nasce, di cosa si tratta, chi può entrare a farne parte e come? Ah, che bella domanda, sì, assolutamente voglio parlarvi di RAC. Allora, RAC, Registi a Confronto, è la prima associazione di categoria per registi e registi italiani, e è nata nel 2020 tra aprile e maggio come esigenza di confronto tra i registi, che volevano semplicemente dire: ehi, con me questo teatro si è comportato in questo modo, è giusto, non è giusto, posso fare qualcosa perché il mio contratto abbia un senso, perché io possa ricevere un'ammenda per questa cosa, eccetera eccetera. Da lì in realtà chiaramente la conversazione si è aperta moltissimo,
si è aperta sia in una direzione di domanda a noi stessi su cosa significa essere registi in Italia ora, nei tempi recenti, cosa, se c'è un comune denominatore tra tutti noi, nonostante tutte le differenze di cui vi ho anche parlato prima, e come poter far valere la nostra presenza a livello legislativo, anche perché dovete sapere la figura del regista non è nemmeno menzionata nel contratto nazionale per i lavoratori dello spettacolo, non abbiamo una minima, per dire. Dall'altro lato si è sviluppata anche una corrente all'interno di RAC che si è occupata di più delle questioni artistiche, cioè se RAC potesse essere un motore per un'azione artistica, e da cosa nasce cosa abbiamo deciso di creare questa associazione di categoria. Io sono molto orgogliosa di essere una delle socie fondatrici, siamo un buon gruppo, in questo momento in cui parlo siamo 40 iscritti, ma stiamo crescendo pian pianino giorno dopo giorno. Siamo stati accolti al tavolo ministeriale per i lavoratori dello spettacolo e stiamo lavorando affinché la figura del regista venga riconosciuta. Chi può entrare a farne parte? Chiunque sia un regista. È stato molto difficile, non lo nego, trovare dei minimi comuni denominatori, perché noi ci battiamo chiaramente per la figura del regista professionista, che ha delle istanze differenti rispetto al regista amatoriale, per cui è stato difficile, ma in questo momento siamo arrivati a un compromesso che ci piace abbastanza, anche se ogni volta è da rivalutare, che è registi professionisti con un certo numero di regie fatte presso teatri riconosciuti, oppure c'è anche una sorta di categoria lab per i registi giovanissimi che non hanno ancora questo numero di regie fatte, ma che si sono appena diplomati in un'accademia teatrale, oppure che abbiano fatto già un numero di assistenze alla regia valido e così via. RAC è un mondo, quindi come avrete capito dalle parole di Margherita c'è tanto da dire. Ecco perché in futuro dedicheremo un intero episodio a parlare della prima associazione italiana di categoria per registi e registe italiani teatrali. Questo episodio di Prove Generali termina qui, io vi lascio in descrizione tutti i link di riferimento. Vi ricordo inoltre che Prove Generali Podcast è recentemente sbarcato su Ko-fi, la piattaforma per farsi offrire un caffè. Insomma, se hai tempo e risorse puoi fare una piccola donazione, trovi sempre il link in descrizione, offrirmi un caffè e aiutarmi a costruire un megafono culturale e portare il teatro a sempre più persone. Io ti aspetto ai prossimi appuntamenti e per qualsiasi domanda ci vediamo su Instagram.